Strumenti, no? Tutti i più grandi liutai sono stati qua, la scuola cremonese di liuteria è la più importante, la più famosa nel mondo, e i grandi liutai da Amati a Stradivari a Guarneri sono tutti figli di questa città, quindi è un po' come stare a casa. Grandi amici sono qui a Cremona, sono per esempio Andrea Mosconi, che è il presidente del Museo Stradivariano e il curatore della collezione del Palazzo Comunale, dove ci sono tutti gli strumenti della scuola cremonese. Quindi io mi sento sempre molto a casa qui a Cremona.